Nei giorni scorsi un pedone è stato investito da una Nissan mentre attraversava Corso Duca di Genova d'Ostia. Erano circa le 6:30 quando l'auto lo ha travolto. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Un incidente, purtroppo l'ennesimo, che fa riflettere ancora una volta sulla scarsa sicurezza degli attraversamenti pedonali del territorio. Nello specifico, entrambi, quelli di Piazza Duca di Genova, avrebbero bisogno di un intervento urgente. Le strisce pedonali, ad esempio, sono ormai scolorite, ma secondo i cittadini i problemi sono anche altri. Questo è l'incrocio dove le strisce pedonali sono poco visibili, la prima cosa. Poi c'è molta distrazione tante volte da chi attraversa e c'è anche tanta distrazione anche da chi guida con i telefonini, con i soliti mezzi digitali che poi creano confusione a chi sta al volante. Non ci dimentichiamo, e questo è un attraversamento importante, che passano molti bambini qua, perché poco più avanti, 100 metri sulla destra, c'è una scuola materna. Quindi c'è un grande via vai. A questo incrocio qua sì. Io ho mio figlio che quando porto faccio particolarmente attenzione, tendo a tenerlo per mano proprio per evitare questo. È un po' la perdita del senso civico da parte sia del pedone che da parte dell'automobilista. I automobilisti spesso vengono col giallo, passano, anche se stanno alla fine ormai dovrebbero fermarsi, però vanno avanti. Il pericolo si crea, sì. Per me è la mancanza di senso civico. Da parte un po' di tutti. Sì, anche del pedone. Perché molti attraversano anche col rosso, quindi non fanno caso a queste cose. Entrambi gli attraversamenti, le strisce sono a metà proprio, il resto non c'è più. Non solo questo, ma anche purtroppo una cultura un po' deviata dell'automobilista che molto spesso, insomma, cerca di evitare il pedone piuttosto che arrestare la marcia come vorrebbe il codice. Dunque, l'attenzione che bisogna porre è non solo guardare per un verso di marcia, ma per tutti e due versi di marcia, e sembra purtroppo che quando ci sta una macchina che ci lascia passare, bisogna anche ringraziare l'automobilista che ci ha concesso una sorta di precedenza che invece ci spettava. Non aiuta poi purtroppo l'infrazione commessa da moltissimi automobilisti che, nonostante abbiano l'obbligo di girare a destra, svoltano ugualmente a sinistra, sorprendendo quindi i pedoni che stanno attraversando l'incrocio. Purtroppo non si tratta degli unici attraversamenti pedonali in queste pessime condizioni. Il lungomare Paolo Toscanelli, ad esempio, è nuovamente al buio e la sera i residenti rischiano la vita semplicemente attraversando la strada.